Questo programma è offerto da Buonasera e ben ritrovati, nuova puntata di Rally Dreamer che come al solito vi trasporterà dal divano di casa vostra nello spettacolare mondo dei rally. Io come sempre vado a salutare il mio fidato compagno di viaggio, Mirko Tognarini, ben ritrovato. Ben ritrovata anche a te Alice, ma soprattutto ai nostri telespettatori, buonasera a tutti. Bene, prima di svelarvi quelli che saranno gli argomenti che tratteremo in questa puntata, io vorrei chiedervi di prendere in mano il vostro telefono cellulare perché sono sicura che lo avrete a portata di mano e di mettere un like alla nostra pagina Facebook e alla nostra pagina Instagram. In questo modo potete rimanere sempre aggiornati riguardo i servizi e tutto ciò che confeziona la nostra redazione. Inoltre, in questo momento stanno scorrendo in sovrimpressione tutti i nostri indirizzi web. Potete prendere contatto direttamente con noi, come vi dico sempre, rivolgerci le vostre domande, le vostre curiosità, e anche se avete degli appunti da fare saremmo ben felici di rispondervi. A questo punto Mirko, io devo tornare da te chiaramente, perché settimana scorsa ce l'avevi accennato, avevi iniziato a dirci che i mesi di settembre ed ottobre sarebbero stati due mesi particolarmente intensi per la squadra di Rally Dreamer, con una serie di trasferte anche piuttosto impegnative. Io voglio che tu ce ne parli. Intanto abbiamo cominciato con esatto. Il rally della Ciociaria, è stata veramente una gara stupenda che poi vedrete dopo nel servizio, quindi non vi svelo assolutamente nulla. Che cosa dire, le trasferte di Rally Dreamer sono sempre più belle perché all'inizio arrivavamo, sembrava un po' gli UFO che andavano a scendere su queste manifestazioni, erano un po' gli estranei da guardare da lontano, chi sono questi, che cosa stanno facendo, adesso invece ci ricominciano a riconoscere e ti garantisco Alice che è bellissimo perché quando una persona viene e ti dice ti ho visto in trasmissione, siete bravi, continuate così, ci dà una forza dentro, una carica che veramente è impressionante. In più io ho vissuto i rally nella mia vita un po' in tutti i modi possibili, da appassionato, da figlio di un pilota, per poi fare il pilota per modo di dire, tirare qualche freno a mano in qua e là, questo era quello che poi riuscivo a fare, poi l'organizzatore, poi la scuderia e adesso la televisione, e devo dire che è un mondo fantastico, quindi stare proprio a stretto contatto con quel profumo di benzina che si sente quando siamo vicini a una macchina da rally, a me piace tantissimo e i risultati ce li state dando voi. Pubblico, siamo veramente contenti. Esatto, ne approfitto anche per intervenire a riguardo proprio perché il parere degli appassionati, insomma di tutti voi che ci seguite da casa è fondamentale e io mi diletto in prima persona a leggere spesso i commenti che vengono lasciati sulle nostre pagine social e vi ringrazio perché leggo sempre un sacco di apprezzamenti sulla qualità dei servizi, sulla qualità della trasmissione, quindi per me è un onore e sicuramente essere sul campo di gara e raccogliere, documentare quei momenti con l'adrenalina insomma che si può percepire, sicuramente è spettacolare. Spero di potervi fare compagnia presto, insomma, anche speriamo, sul dai, terreno di gara. Farebbe altro che piacere. Non solo il rally di Ciociaria, ma anche l'ottava edizione del rally Terra Sarda, l'abbiamo accennato la settimana scorsa, si svolgerà dal 4 al 6 ottobre, le nostre telecamere saranno presenti, saranno anche sul territorio sardo, ma questa fine settimana invece Mirko dove sarete? Perché io so che sarete da un'altra parte. Questa settimana abbiamo il big match, se fosse un incontro di calcio o qualunque altro sport, in realtà questo è veramente una gara importantissima e stiamo parlando del rally di Bassano. Andremo al rally di Bassano dove si conclude l'IRC, si conclude anche il nostro reality show e quindi sarà veramente un'emozione grandissima. Una meravigliosa trasferta quella di Bassano e siccome io ero cosciente insomma di questa trasferta ho voluto organizzare anche questa volta un collegamento telefonico con uno degli organizzatori. Paolo Grandesso, ci senti? Sì, buonasera a tutti quanti. Buonasera Paolo, grazie per essere in collegamento con noi. Buonasera Paolo. Mi dispiace non essere presente, ma ci accontentiamo di questo collegamento telefonico. Ma direi che ormai siamo talmente agli sbocci della gara che era impossibile che tu venissi a Milano, questo lo capiamo benissimo. Ma guarda, l'impegno è veramente, veramente grosso, non solo perché abbiamo questa finale di IRC che ci impegna maggiormente, ma anche perché sono arrivate tantissime iscrizioni, per cui abbiamo tantissimi piloti, tantissimi equipaggi da gestire, cerchiamo di farlo nel miglior modo, per cui l'impegno è veramente molto molto grosso, anche se l'esperienza insomma dalla nostra parte fortunatamente ci dà una mano. Paolo, chi meglio di te può darci qualche informazione riguardo il rally di Bassano? Ecco, voglio chiederti, ci saranno e quali saranno eventualmente le novità di questa edizione?
Allora, questa edizione intanto per noi è un ritorno al format internazionale, proprio grazie al reinserimento del campionato IRC. La gara avrà un format abbastanza semplice perché sono 4 prove da ripetere 2 volte per un totale di circa 123 km di prove speciali. Le prove sono dei classici della nostra manifestazione, una su tutte la prova di Bassagna, che è soprannominata l'Università di Rally, prova che noi facciamo da 36 anni costantemente in ogni edizione. Però quest'anno abbiamo voluto inserire una novità, che è una nuova prova che si chiama Col Teresa, un po' in onore dell'unione di alcuni comuni che si sono appunto fusi assieme chiamandosi proprio Col Ceresa, e anche per dare una novità, e sarà una prova molto molto tecnica. Chi ha già avuto modo di vederla ha avuto molto molto molti apprezzamenti positivi. Senti, per cui Paolo, sono convinto che questa novità farà la differenza. Paolo, senti, volevo farti una domanda. Qual è il segreto per avere una gara così longiva e soprattutto con un elenco iscritti che è sempre con un numero pazzesco e di una qualità come quest'anno, ma anche l'anno prima e l'anno prima ancora? Cioè, ci deve essere un segreto. Svelacelo per cortesia. Ma forse lo stai chiedendo alla persona sbagliata. Dovresti chiedere a chi da tanti anni insomma ti dà fiducia e continua a venire in massa alla nostra manifestazione. Io onestamente non lo so. Noi da sempre, perché poi la nostra gara è organizzata da sempre dalla stessa organizzazione, lavora con il massimo impegno. Forse penso che il segreto più grosso sia il fatto che noi organizzatori siamo prima di tutto degli appassionati, per cui cerchiamo di organizzare con l'occhio da appassionato e non con l'occhio da imprenditore. Questo forse è il segreto. Lo credo anch'io, credo che questa sia la miscela vincente poi alla fine. Sì, poi abbiamo dal nostro lato positivo un bacino molto interessante, perché qui in Triveneto è da sempre zona di rally, si mangia pane e rally, cui abbiamo anche la fortuna insomma di contare su questo bacino importante. Paolo, un'altra domanda. In qualità di organizzatore, tu sicuramente sei sempre a stretto contatto tanto con le istituzioni locali quanto con le attività commerciali. Quanto influisce secondo te positivamente il passaggio di un rally sull'economia di un territorio? Beh, la manifestazione come un rally è fondamentale per l'economia di un territorio. Pensa solo che solo noi come organizzazione abbiamo circa un centinaio di camere prenotate negli alberghi della zona. Parlavo proprio oggi con una persona e mi diceva che è praticamente impossibile trovare una camera libera nel raggio di 15 km attorno a Bassano. Per cui è un indotto molto importante, insomma poi la conferma te lo danno appunto gli amministratori, che ti aprono le porte molto volentieri, perché sanno che un rally come il nostro insomma porta veramente guadagno un po' a tutti insomma. Beh, allora non vediamo l'ora che arrivi domani insomma per iniziare a documentare la corsa, per iniziare a documentare la gara, che prenderà il via dove e a che ora? Allora, la partenza vera e propria in realtà è una partenza, un palco di partenza, sarà venerdì sera presso la concessionaria Frattin, che è il nostro main sponsor. Dopodiché la gara vera e propria inizierà sabato dalle 6 del mattino e occuperà tutta la giornata del sabato, perché la gara sarà molto lunga, molto impegnativa. Infatti l'orario di arrivo è previsto circa verso le 9 di sera nella piazza Libertà, la piazza principale di Bassano. Bene, ma Mirko, hai altre domande per Paolo? Altrimenti io posso. Stavo pensando che le location sono bellissime. Noi abbiamo già la valigia pronta, cioè ormai siamo pronti a partire, abbiamo finito di fare questa trasmissione, registriamo e partiamo, esatto. Ci saremo sicuramente. Volevo dire un'altra cosa che mi è piaciuta di quello che hai detto te, che ha portato tanta, tanta gente. Ma io so che c'è anche tanto pubblico, perché come hai detto te, sicuramente è sentito il rally in quelle zone, o sbaglio? Ma un'altra caratteristica nostra appunto è la presenza di tantissimo pubblico, che è una bellissima cosa soprattutto per i piloti che corrono in mezzo a queste ali di pubblico, però poi per gli organizzatori insomma è sempre un po' un punto di apprensione, però comunque ripeto, essendo il nostro territorio un territorio di appassionati, è normale che si raccolgono lungo le strade orde di ragazzi, giovani, un po' di tutte le età, ed è uno spettacolo anche da chi è in macchina, te lo garantisco, perché io da tanti anni faccio la prepista, e trovarsi in alcuni punti
delle tribune naturali da soddisfazione, fa venire la pelle d'oca anche chi sta correndo, te lo garantisco. Paolo, senti, il sodalizio con l'IRC, sicuramente non avevi bisogno, fra virgolette, passami il termine, di sposare l'IRC per avere più auto. Qual è stato il motivo per cui avete deciso di rientrare a far parte di questo splendido campionato? Beh, innanzitutto l'amicizia che ci lega con Loriano Nortini, che da molti anni fa quasi parte della nostra famiglia. E poi, insomma, ok 36 anni di storia, ok 36 anni di buone manifestazioni, però ogni tanto bisogna cercare di dare una svolta, di dare qualcosa, di cercare delle novità, per cui il nostro stimolo è stato più che altro quello. Una delle novità sarà la presenza delle nostre telecamere, che verranno a fare una foto video di tutta la manifestazione, e poi la vedremo presto anche in trasmissione sulle reti di Sport Italia. Io vi devo interrompere come sempre, io arrivo sempre a mettere i bastoni un po' tra le ruote. Io, Paolo, ti ringrazio davvero per essere stato in collegamento con noi e spero di averti ospite presto in trasmissione. Io vi aspetto qui, stiamo facendo il meglio anche per voi, per cui siamo qui che vi aspettiamo. Grazie mille. Perfetto. Paolo. Grazie ancora. Grazie. Paolo. Grazie a voi, grazie a voi. Tra pochissimo andremo a vedere le immagini della sesta edizione del Rally di Ciociaria, ma prima qualche istante di pubblicità, restate con noi. Questo programma è offerto da... Dal 1978 la PR Rubino confeziona nastri per trasportatori e per le automazioni industriali in genere. Le nostre armi vincenti sono i 17 brevetti e uno staff che lavora in qualità certificata ISO 9001 del 2015. Nastri autocentranti Econbelt. Tra tutti i nastri monotela offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. Avvolgono su rulli di piccolissimo diametro. Usati per trasportare minuterie leggere, non sbandano mai. Nastri trasportatori Econbelt. Questo programma è offerto da... Di nuovo in studio e adesso andiamo a vederle finalmente le immagini della sesta edizione del Rally di Ciociaria. Questo servizio è offerto da... Amici di Rally Dreamer, in provincia di Frosinone c'è un posto speciale che vale la pena di visitare. L'unica città in Italia caratterizzata da una suggestiva cascata nel centro storico della città.
in questa piccola cittadina il fiume Liri crea uno scenario mozzafiato, creando con la sua forza impetuosa un'isola. Siamo a Isola dei Liri, cittadina ciociara non troppo distante da Sora e dai confini dell'Abruzzo. È questo il quartier generale di uno degli eventi tanto attesi della Valle dei Liri, che quest'anno interesserà ben 9 comuni. Uno dei castelli più importanti e maestosi della parte meridionale del Lazio è quello situato nel centro storico di Monte San Giovanni Campano, oggi di proprietà della famiglia Mastrantoni. Risalente al X secolo, il castello, che deve la sua fama per essere stato per lungo tempo il luogo di prigionia di San Tommaso d'Aquino nel XIII secolo, svolse un ruolo strategico fondamentale per difendere i confini dello Stato Pontificio. Adiacente al castello sorge anche il magnifico Palazzo Ducale. Di fronte all'ingresso del Palazzo Ducale si trova la statua di una donna con in mano la classica anfora ciociara. Ed è ancora una volta da Isola dei Liri, cuore pulsante di uno degli eventi che vede tanti protagonisti pronti ad assaporare l'emozione di essere al via di una delle gare che ha visto tanti piloti che hanno fatto la storia dei rally ciociari e del campionato italiano due ruote, che diamo il via alla 6ª edizione del rally della ciociaria. Le verifiche sportive e tecniche ante-gara si sono svolte nel centro della città di Isola dei Liri, ai piedi della cascata che rende unica la città. 44 gli equipaggi verificati che hanno dato il via alla gara nel tardo pomeriggio. La prima giornata di gara prevedeva un solo tratto cronometrato, la prova di Monte San Giovanni Campano, da ripetersi due volte. Al via il principale favorito alla vittoria è Giannetti, che sul primo passaggio della prova si complica subito la vita commettendo un piccolo errore sul primo tornante, che lo costringe a cedere un vantaggio di oltre 5 secondi al suo diretto avversario Bucciarelli, che vince la prova. Notevole rilievo al tempo fatto segnare da Mattonen, terzo in prova, e da Scaccia, primo tra le due ruote motrici e quarto assoluto. Nel secondo passaggio Giannetti prova subito a recuperare, vincendo la prova, ma Bucciarelli para il colpo e cede solo pochi decimi all'avversario. Terzo ancora una volta Mattonen, che stupisce tutti per l'ottima prestazione. Auto in riordino e equipaggi a riposare con una classifica dei One che vede Bucciarelli davanti a tutti con un vantaggio di oltre 4 secondi e 9 decimi su Giannetti e di 31 secondi su Mattonen. Domenica mattina risveglio preoccupante per tutti. Aspettavamo la pioggia che puntualmente è arrivata e che condizionerà la gara per tutta la giornata. Sulla prima prova di giornata, quella di Isola Arpino, Giannetti suona la sveglia, vincendo la prova e riportandosi al comando della classifica. Dietro di lui ancora un ottimo Bucciarelli. Terzo questa volta è Bailonni, che sta cominciando a dare del tu alla sua Hyundai. La direzione gara decide di annullare il primo passaggio della Fontana Liri per motivi di sicurezza. Quindi, dopo il primo parco assistenza, si torna ad affrontare la prova di Isola Arpino. Bucciarelli non molla e, approfittando di qualche sbavatura di Giannetti, vince la prova rifilando oltre 10 secondi al secondo, riconquistando la vetta della classifica.
terzo è nuovamente Mattonelli, che sotto la pioggia dimostra grandi doti di guida. Finalmente scatta il verde del semaforo dello start anche della prova di Fontana Liri. Giannetti vince dimezzando lo svantaggio in classifica da Bucciarelli, secondo in prova ma ancora leader della gara. Dietro si fa vedere l'altro Bucciarelli, Francesco, che con una meno performante Super 2000 sta risalendo la classifica. Come ai tempi d'oro del 2 litri, a decidere le sorti della gara sarà la prova di Bagnara. Il primo passaggio è vinto da Giannetti, che affonda il colpo mettendo una buona ipoteca sulla vittoria finale. Secondo un ottimo Francesco Bucciarelli, che mette il muso della sua Peugeot davanti al fratello Antonio, terzo in prova. Di rilievo anche la prestazione di Speranzini, quinto in prova. Ultima fatica di questa umidissima edizione della gara a Ciociara è il secondo passaggio di Bagnara, che alla fine non cambierà il risultato fino a qui acquisito della classifica assoluta. Giannetti, pur con una prestazione attenta, vince la prova. Secondo e terzo i fratelli Bucciarelli, rispettivamente Antonio e Francesco. Di spessore anche l'ottavo tempo realizzato da Vona, con la piccola Peugeot 1006. Come al solito a noi di Rally Dreamer piace, prima di andare a festeggiare il podio finale, dare la giusta e meritata visibilità a tutti i vincitori delle singole classi. Cominciamo dalla classe K10, dove Domenico Di Vico, in coppia con Gianluca Staffone, hanno dominato, divertendosi a sventolare il retrotreno della loro Citroën Saxo su ogni tornante. Con una grintosissima Peugeot 106 Rally, Emiliano Valletta e Giulia Menerella si sono aggiudicati il primato in classe A5. Con una per loro inusuale Citroën C2, Antonio Pascale, coadiuvato da Paolo Francescucci, sono stati autori di una gara attenta e regolare che ha permesso loro di vincere la classe Racing Star Plus fino a 1600 cm3. Foto di Matteo Roma e Stefano Gronni si è posata la coppa più alta della classe R2B, dimostrando di possedere grandi doti di guida in condizioni di asfalto bagnato. Gabriele Ciotoli, navigato da Vincenzo Pietrobono, hanno vinto la classe N2 e si sono aggiudicati un'ottima nona posizione assoluta. La classe A7 si era presentata al via tra una delle più affollate. A vincere, dopo una lunga lista di ritiri, sono stati Graziano Taglienti con alle note Davide Mariani, che hanno dimostrato di possedere un gran passo di gara. Quando piove, una guida attenta ed un buon ritmo premiano sicuramente. Così è stato per Vincenzo Massa e Daniel D'Alessandro, che con la loro Renault Clio RS hanno vinto la classe N3 e conquistato la settima piazza assoluta. Daniele Scaccia e Fabrizio Scaccia ci hanno provato in tutti i modi a scaricare a terra i cavalli della loro Renault Clio, che per suo conto non ne voleva sapere di aggrapparsi ad un asfalto allagato dall'acqua. Alla fine sono stati premiati dalla vittoria in classe Super 1006 e da un ottimo sesto assoluto. Primi tra le tutto avanti, primi in classe R3C e quinti assoluti. Risultato da incorniciare quello ottenuto da Alessandro Speranzini e Doriano Magni con la FIDA Renault New Clio SRS. Vederlo passare è stato uno spettacolo. Sembrava di vedere una nave da crociera in transito nei canali di Venezia, ma lui è Mattonen ed in coppia con Giulia Taglienti ci ha sempre abituati a risultati di un certo livello, pur dando spettacolo con la sua ingombrante Mitsubishi Evo X. Alla fine, vittoria in classe N4 e meritatissima quarta posizione assoluta nella classifica generale. Abbiamo risalito tutta la classifica di questa edizione bagnata del rally della Ciociaria. È arrivato il momento di festeggiare il podio. Terzi assoluti e primi in classe Super 2000 Francesco Bucciarelli e Vincenzo Roma, che in debito di cavalleria rispetto all'R5 non avrebbero potuto fare di meglio con la loro Peugeot 207. Oggi diciamo molto, molto guidate con il bagnato, era da tanto che dovevamo con le quattro ruote motrici. Dopo di qualche prova abbiamo cominciato a levare un po' di ruggine e non ci possiamo lamentare, primi di classe e terzi assoluti, era quello che volevo e quello che ho fatto. Secondi assoluti, mai domi, Antonio Bucciarelli e Riccardo Silvaggi hanno cercato fino all'ultimo di conquistare la vittoria, spremendo il più possibile il potenziale della loro Skoda Fabia. Questa oggi era molto faticoso da ieri, perché quando piove non sei mai capito sull'umido, bagnato, quindi sempre tipo di scelte di gomme. Comunque noi questa volta la macchina, cioè, c'era, e avevamo tutto, ci mancava solo un po' di fortuna. Allora la penultima prova stavamo avanti di 5 secondi, alla penultima ci siamo girati, abbiamo perso una trentina di secondi e là
non ce la siamo fatta più. Sul gradino più alto del podio trovano posto ancora una volta Emanuele Giannetti e Marco Lepori, autori di una gara impostata all'attacco dall'inizio alla fine, cercando di sfruttare ogni centimetro di asfalto con la loro Skoda Fabia. E ci sono molto bene, a loro la vittoria di questa edizione del Rally della Ciociaria. Le prove belle, ma le condizioni meteo difficili, perché passavamo dall'asciutto al bagnato. Siamo partiti questa mattina con la prova di Arpino abbastanza bagnata. Al secondo giro è peggiorata di molto, c'era molta acqua in strada, quindi non era insomma facile riuscire ad arrivare sicuramente all'arrivo. Questo servizio è stato offerto da... Servizio, come al solito, emozionante, sembra di poterla respirare, insomma, l'adrenalina della corsa, come sempre. Il tempo vola in trasmissione, io resterei con voi tutta la sera, ma non è possibile, quindi Mirko, io ti ringrazio, come al solito, per essere stato qui con me. Io ringrazio te perché sei veramente molto brava e soprattutto, come al solito, un grazie va a voi che ci state seguendo. Mi raccomando, non perdete le prossime puntate. Io non so come ringraziarti, Mirko, qui è un rimbalzarsi ringraziamenti continui. Basta. E quindi vi do appuntamento alla prossima settimana, venerdì sera alle ore 20. Rally Dreamer. Questo programma è stato offerto da...